Allora, oggi è l'11 agosto e sappiamo tutti che di qui a meno di 2 mesi si terranno le elezioni comunali di Caserta. Ma chi ci segue bene sa anche che noi non è che a prescindere da ogni appuntamento elettorale, noi, la nostra è una lunga narrazione, un filo lunghissimo, un filo rosso lunghissimo che lega le varie ere, le varie età, i vari tempi. Uno dei nostri argomenti principali, cruciali, è la tenuta dei conti del comune di Caserta. Ne scriviamo da 10 anni e da 10 anni ci aiuta a interpretare bene le cose, a capire bene certi meccanismi nello spirito. Premessa, l'ho voluto fare per dire che non è che ci sono le elezioni e noi dobbiamo fermarci perché magari uno può, anche perché Nello, da quanto mi risulta, insomma, non ha neanche, Non sono candidato. non sarà candidato, quindi il problema era giusto per dire, d'altronde i lettori più attenti di Caserta, cioè, lo sanno benissimo che questo argomento, cioè quello relativo alla tenuta dei conti, alle politiche di bilancio, alla finanza del comune di Caserta, è uno degli argomenti principali, uno dei, diciamo, degli elementi centrali, core, non business, il business lo fanno gli altri, diciamo, il cuore del racconto di Caserta, perché noi riteniamo che da lì nascano tutti i guai di questa città. Fatta la premessa, perché abbiamo chiamato Nello oggi? L'abbiamo chiamato in via straordinaria perché ieri è successo un fatto anomalo. Siccome stanno in campagna elettorale loro, Marino, Zinzi e cose, il sindaco, dopo che per anni ha sempre dribblato questo argomento, ha messo nero su bianco una dichiarazione sui conti del comune. E ha detto che è una dichiarazione ovviamente autoelogiativa, però io lo ritengo un fatto positivo perché quantomeno siamo in grado di ragionare rispetto a delle affermazioni, perché fino adesso noi abbiamo guardato i conti, abbiamo guardato le carte, abbiamo espresso le nostre valutazioni. Allora, il sindaco Carlo Marino scrive in una nota che abbiamo pubblicato noi, hanno pubblicato tutti gli altri giorni. Rispetto a 5 anni fa, quindi al 2016, quando lui si è insediato, quello di oggi è un cammino nuovo, fatto di risanamento dei conti, perché chiudiamo il conto consuntivo con un avanzo di competenza, attenzione, avanzo di competenza, già questa è una definizione in cui concentrare bene l'attenzione, pari a 24 milioni di euro. E in cassa abbiamo 30 milioni. Un risanamento vero. Infatti, nel provvedimento, quindi 24 milioni di avanzo di competenza, 30 milioni in cassa, si traducono in un risanamento vero, autentico. Infatti, nel provvedimento del governo a sostegno dei comuni che erano in difficoltà economiche, Caserta non c'è, quindi siccome Caserta naviga nell'oro, ha risanato i suoi conti e quindi dovrebbe essere anche in grado di fare investimenti, di aggiustare le strade, di badare al verde pubblico, di avere una Sociale. politica di vivibilità molto molto diversa, quindi strano che non lo faccia perché se ci sono queste possibilità, veramente è mistero, lo domanderemo a Marino. A tutto ciò si aggiunga che nel 2023, continua Marino, ci saranno circa 9 milioni di euro che non compariranno nella voce delle spese, quindi saranno, diciamo, non scompariranno nella voce dal passivo di bilancio, dai disavanzi di bilancio. E potremo fare forti assunzioni. Testuale, fare forti assunzioni anche con nuove competenze che serviranno per gestire i finanziamenti che stanno arrivando. Quindi nel 2023 si faranno le assunzioni e
i finanziamenti che stanno arrivando saranno gestiti. Saranno gestiti. Campagna elettorale. Allora, 5 anni fa, quando mi sono insediato, ho trovato una città che aveva urgenze ovunque. Quindi si presuppone che se, quando si è insediato, Carlo Marino, la città aveva urgenze ovunque, adesso non ci sono più, quantomeno la situazione è molto migliorata. Certo. Vabbè, noi prendiamo atto, per carità, Marino può dire, ha diritto di dire quello che gli pare, noi abbiamo il diritto di esprimere la nostra opinione in materia, figuriamoci, nello stesso modo. Dunque, il commento che mi verrebbe da fare, lo fa, non è che mi verrebbe, è che c'è poco da risanare, quindi a questo posto dobbiamo solo investire, siamo a posto, dobbiamo solo spendere. Quindi è solamente un momento di grande espansione economica di Caserta. Allora, dopo i disastri creati dal centrodestra, quindi centrodestra, se ho capito bene, Marino si riferisce all'amministrazione di Del Gaudio, non a quelle precedenti di centrodestra pure, c'è stato Pettinato di centrosinistra, prima di Pettinato c'era centro, poi c'era il centrodestra, c'era lui. A proposito dei 9 milioni, qua ne parliamo. L'esperienza del centrodestra, l'esperienza è scritto un po' così, nel centrodestra, di fretta, diciamo, non hanno avuto un effetto felice, sia quando hanno amministrato la provincia, sia per il comune. Vabbè, questa ce l'ha messa la provincia, giusto che l'ho fatto, non ho capito l'attinenza. Ah, forse perché lui se era candidato anche lui, forse alla provincia la volta scorsa, o forse dice papà di Ciampino, forse Zinzi. Lui si era candidato la volta scorsa, Marino, quindi è strano che se avesse vinto quelle elezioni avrebbe risanato la provincia come ha risanato il comune. Sì. Certo. Il dato vero è che in questi anni il centro-sinistra, con Marino è sempre un po' complicato, soprattutto chi ha vissuto da 20 anni, io da giornalista, Nello da politico, la politica è sempre un po' difficile collocarlo. Sono stato il suo capogruppo. Esatto, e perciò bisogna leggere piano piano per non perdere l'orientamento. Per non perdere l'orientamento. Ha risanato i conti e l'ultimo consuntivo ha certificato quei numeri che ho già indicato, quelli sono i numeri del consulto. Abbiamo aperto una strada maestra tracciata anche grazie ai finanziamenti che siamo stati bravi a intercettare. Mi riferisco ai PICS, ai bandi per le periferie, abbiamo visto, alla manutenzione delle strade, è tutto evidente che le strade, diciamo, ci sono strade a Caserta, cioè le strade, la media delle strade a Caserta è pari a quelle di Francoforte, non c'è dubbio. Si vede ogni giorno. Scuole, pure le scuole, si vede benissimo come è successo adesso alla scuola di Amicis di via di Corso Giannone. Ancora ferma e sequestrata. I soldi spesi, se la buttavano giù, la rifacevano da capo. Il master plan della Reggia e agli interventi per il quartiere Acquaviva, lì proprio dove c'è un grande, adesso per esempio ti dico l'ultimo. Arriviamo, aspetta un secondo. È difficile spendere bene quando si ha un comune con i conti in rosso, ma siamo riusciti a farlo e presto ci aiuterà molto il decreto semplificazione, perché potremo assumere personale a tempo determinato. Immagini. Meno male che si può fare adesso. E nel 2023 sicuramente tutto personale qualificato, fare quelle assunzioni a cui accennavamo prima. E questo è il post pubblicato da Marino ieri su Facebook, a cui ha risposto Zinzi, ma a noi non ci interessa niente. Perché noi estrapoliamo questo post di Marino non per partecipare a un dibattito elettorale, che non ce ne può fregare di meno, ma per continuare il nostro racconto. Perché Marino ha detto delle cose significative. Andiamo in ordine. Andiamo in ordine. Allora, passiamo dei 24 milioni. Allora, Marino parla di l'ultimo consuntivo. Manda in quel segno. L'ultimo consuntivo approvato dal comune di Caserta
da consuntivo approvato, ripeto, dati non verificati secondo me, certifica un disavanzo di amministrazione di 3,5 milioni circa. Sì, non di, quindi non un avanzo di 24, no, un disavanzo di ci si arriva. Come Marino dice che c'ha questo avanzo di competenza? Perché Marino cosa hanno fatto sbagliando? Hanno, nonostante due sentenze, non una della Corte Costituzionale, ha preso quasi 18 milioni di euro del fondo anticipazione di liquidità che doveva essere contenuto nel bilancio, e poi arriviamo al fatto del decreto sostegni bis, e li ha tolti. Ha detto: ma questo debito qua non ci piace, lo vogliamo dare all'Oslo, facciamo pagare all'Oslo. Però all'Oslo non è ancora mai scritto fino adesso. Non solo, questo l'ha deciso il 22 giugno. Quindi lui ha passato, come abbiamo pure scritto in un articolo, questi 18 milioni. In base a un parere del Ministero dell'Interno, fatto da un museo del Ministero dell'Interno al Comune di Benevento, quindi non al Comune di Caserta, rispetto a due sentenze chiare, rispetto a due sentenze della Corte Costituzionale chiare, e dove viene citata una sentenza della Corte Costituzionale 2017 del Molise, che non c'entra niente con il caso Caserta.